primo febbraio l'Italia ha cambiato colore e nelle diverse regioni passate in fascia gialla hanno riaperto musei, siti archeologici e mostre, dal Colosseo al Museo Egizio, porte aperte nei luoghi della cultura di tutto il paese, a esclusione di Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e provincia autonoma di Bolzano rimaste arancioni. L'accesso è consentito dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica i musei restano ancora chiusi al pubblico. La cultura a Roma riparte dal grande fotografo Josef Kudelka, autore di oltre 100 scatti raccolti nella mostra Radici, esposta fino al 16 maggio alla Rapacis. Unica tappa italiana, l'esposizione è il risultato di un lavoro lungo 30 anni, passati dal fotografo cieco a raccogliere scatti di resti archeologici sparsi in tutto il Mediterraneo, dalla Siria alla Grecia, dalla Spagna alla Croazia, fino naturalmente all'Italia. Le rovine non sono il passato, ha detto Kudelka, sono il futuro che ci invita all'attenzione e a godere del presente. L'Italia alla conquista dei Golden Globe con la vita davanti a sé. Uscito lo scorso 13 novembre su Netflix, il film ha la regia di Edoardo Ponti, che ha diretto sua madre Sophia Loren per la terza volta nel ruolo di una ex prostituta ebrea. La pellicola ha ricevuto 2 nomination nelle categorie Miglior Film Straniero e Miglior Canzone con Io Sì di Laura Pausini. Tra gli italiani candidati sempre come film straniero dell'anno c'è anche Filippo Meneghetti, che ha diretto la pellicola francese Two of Us. 17 progetti di riqualificazione, restauro e manutenzione in altrettanti edifici e aree del centro storico di Palermo per una spesa complessiva di 90 milioni di euro. È quanto prevede il contratto istituzionale di sviluppo per il centro storico del capoluogo siciliano, sottoscritto dalla città e dal Ministero dei Beni Culturali. L'obiettivo è di rafforzare la presenza culturale, socio-assistenziale, ricettiva e turistica mediante il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. La conclusione degli interventi è prevista per il 2025. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.